Intima come una casa e avvolgente e protettiva come il ventre materno, è nata a Fano la Casa Tonda, uno spazio pensato per accogliere e prendersi cura delle donne in gravidanza, delle neomamme e neopapà, per accompagnarli nell'affrontare il mestiere più difficile e ovviamente dedicato anche ai loro piccoli nei primi mesi di vita. Ad aprirla, in piazza Capuana a Fano 2, un'associazione composta da 3 professioniste del settore e mamme: Elisa Ridolfi, psicologa, musicoterapeuta e cantante, Tatiana Camillucci, ostetrica, e Maurizia Tonucci, insegnante e psicoterapeuta. Mamme diventate imprenditrici, con quale obiettivo? Di creare uno spazio di incontro per le mamme nel periodo che va dalla gravidanza fino ai 3 anni dei bambini, e quindi uno spazio accogliente che sia come casa dove trovarsi, incontrarsi e passare il tempo insieme, assistite e insomma accompagnate. Avete deciso di mettervi in gioco? Sì, portando la nostra professionalità per creare uno spazio e delle attività che possano essere utili per tante mamme che ci sono nella nostra città, e sono esigenze che abbiamo vissuto anche noi stesse nelle nostre gravidanze e nel periodo dopo la nascita dei nostri figli. Sono tutti momenti dedicati alla genitorialità, con corsi preparto, postparto, di musica in gravidanza e nei primi mesi di vita. Oltre a questo, inoltre c'è uno spazio libero pensato e studiato per bambini da 0 a 3 anni. Anche papà però possono venire qua nella casa. È brutto dire, ma i papà dovrebbero, perché l'idea è proprio di stare sull'aspetto della genitorialità, no? E c'è tante cose legate a questo assetto madre-bambino, e in realtà la presenza del padre è fondamentale, questo per un vissuto personale, no? Ma penso che sia insomma ormai una cosa conosciuta, no? È vissuto, che sono figure che fanno anche fatica a riuscire ad entrare, ma la loro presenza fa la differenza. Ci sono anche dei percorsi legati alla musica, quali sono i benefici? Sì, lavora tantissimo sulla vocalità, in particolare della mamma che è in gestazione, perché la sua vocalità è l'ascolto principe del neonato, del feto, e quindi è un canale diretto, affettivo, emotivo e sensoriale, no? Che è uno strumento enorme che ha la mamma e anche il babbo, se si fa conoscere anche in fase di gestazione, per cui diventa un mezzo elitario che va sfruttato per un benessere di tutto il sistema famiglia.